Bentrovati a questo appuntamento con lo speciale TG8. Ospite in studio il dottore Antonio Pogliese, dottore commercialista. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, del Con, con lui parleremo di crisi, parleremo di imprese, parleremo di impegno sociale ma anche politico in qualche modo. E intanto le chiedo. Questa crisi che stiamo vivendo, eh, molti ricordano la crisi del 29, che io non conosco, o meglio la conosco per aver letto delle cose sui libri, sui eh, giornali. Ma c'è una differenza tra la crisi di allora e la crisi di adesso. Qualcuno dice allora era possibile riprendersi, oggi invece è più complicato, qualche altro dice allora la ripresa era più lenta, oggi la ripresa può essere più veloce. Lei che idea si è fatta? Eh, ritengo che la principale differenza della crisi del 29 e della crisi che inizia. Inizia nel 2007 sia rappresentata dal fatto che nella ideologia dell'epoca la crisi del 29, le autorità l'hanno lasciata evolvere fino ai risultati drammatici dell'epilogo della crisi del 29. La crisi del 2007 invece è stata una crisi in cui le autorità monetarie, in modo particolare, sono intervenute e quindi hanno dato assistenza, hanno immesso sul mercato quantitative monetarie estremamente significative. E a me pare, a me pare dal momento che l'economia utilizza eh, la storia, utilizza i dati storici, gli accadimenti del passato, siccome questa immissione di denaro eh, rilevante per eh, contenere gli effetti della crisi è un fatto nuovo, ritengo che forse, che forse ci sarà un giorno in cui bisognerà analizzare il risultato dell'emissione di questi flussi. Quindi la crisi del 1929, una crisi lasciata nella sua evoluzione, la crisi dal 2007, una crisi assistita che però ancora oggi in alcuni pezzi del mondo permane. Da noi c'è ed è molto forte, soprattutto nel sud sì, del nostro paese. Ma, eh, eh, qualcuno eh, ha sostenuto una crisi mondiale. Io non sarei molto d'accordo con questa qualificazione. E non sarei molto d'accordo perché anche negli anni della maggiore criticità eh, il PIL del mondo è cresciuto, il PIL come dato eh, riassuntivo, e allora se il PIL del mondo è cresciuto... Evidentemente eh, ci sono dei paesi sì, dove eh, le cose non sono... Bene. Eh, quindi non è una crisi mondiale, è una crisi da una parte del mondo. Lei ha studiato ragioneria, poi si è iscritto a economia e commercio per proseguire l'attività del papà, commerc... insomma. Sì, mio padre era un dottore commercialista che morì nel 1961, io allora ero diciassettenne e quindi ho continuato gli studi per riprendere l'attività di mio padre, cosa che è avvenuta negli anni 72 e Gli anni 72 sono degli anni importanti per la nostra attività professionale perché bisogna ricordare che la riforma tributaria in base alla legge delega del 1971, nel 72 sono usciti i decreti delegati IVA e imposte dirette, nel 73 i decreti in tema di imposte dirette. La nostra categoria professionale allora ha aziendalizzato le imprese. Nel, nel, nel significato che noi abbiamo tentato di organizzare il fragile sistema imprenditoriale, sia catanese che siciliano, dal momento che in precedenza non c'erano necessità di adempimento fiscale. Senta, lei ha le scadenze sempre in testa, io immagino un dottore commercialista, insomma lei segue anche molte imprese, la sua è una struttura anche molto uh, grande, so, oltre una ventina di dipendenti al suo interno. Attualmente siamo eh, professionisti. E, e dipendente 24. Eh, dico, lei ha sempre le scadenze in testa, pensa sempre alle problematiche delle aziende, o riesce in qualche modo insomma, a distogliersi Beh, da, no, da queste problematiche? Io direi che con uno studio organizzato, sì. in definitiva il, il titolare, il gestore dello studio, ha più il modello organizzativo dello studio che le singole le scadenze. Senta, lei è un po' il termometro di quello che sta accadendo in questo momento nelle aziende. Eh, stanno soffrendo queste aziende. Eh, nel 2013, nella mia valutazione, l'unico dato positivo è stato il saldo positivo dell'esportazione rispetto alle importazioni. Questo dato in parte. Se cioè le aziende sempre, hanno venduto di più fuori esatto, rispetto. Però, a... però si dà il caso, dà il caso sì. che questo dato non interessa in modo significativo Catania e la Sicilia in cui. Il saldo e le esportazioni ecco, sono molto minime, sì. per cui se nel nord-est questo indice è un indice positivo, l'apportato alla Sicilia non è del tutto significativo, stando i volumi ridotti delle esportazioni in alcune segmenti, per cui l'agroalimentare, il settore dei vini e così via. Senta, fare impresa nel nostro Paese è sempre più complicato, troppa burocrazia, troppe tasse? Senz'altro sì, e, e io direi che fare impresa nel nostro Paese è estremamente complicato per tutti i vincoli, il peso della burocrazia, l'incidenza fiscale, ma è più esatto eh, per armonizzare i dati con l'Europa parlare del prelevo pubblico perché in Italia non vi è un prelievo fiscale più alto degli altri paesi, c'è anche questo, ma c'è anche un prelievo previdenziale maggiore rispetto ad altri paesi dell'Europa, anche oh. dell'UE, per cui forse è più corretto mettere a confronto il prelievo pubblico. Nell'Italia rispetto al prelevo pubblico in altri paesi. Quindi lei dice ad esempio che di contributi per la previdenza in Italia si paga di più rispetto alla Germania altro, o alla Francia? Esatto. E, e questo incide? E questo incide perché è fatto cento il, eh, il recao l'utile e così via, all'imprenditore alla fine resta il saldo, cioè incidenza fiscale e incidenza... E ancora sul piano psicologico, quello che è devastante è, è, è il prelevo per la parafiscalità. Tutta una serie di piccoli contributi, la Camera di Commercio e, e vari. E prelieve magari minime prese singolarmente ma che sommate insieme fanno aumentare il prelevo pubblico in modo determinante. Senta si arriverà ad avere che ne sono tre scadenze l'anno anziché tutte queste scadenze scaglionate insomma, nel ma corso eh, dell'anno. Qualche politico con responsabilità eh, di governo ogni tanto fa dichiarazioni sì. di questo tipo. Ma ci si può arrivare? Cioè tecnicamente è possibile? lei che è un professionista, beh, beh, è possibile eh, poter prevedere soltanto tre momenti dell'anno eh, in cui si pagano le tasse? I principi fondamentali della riforma tributaria del 71 erano dei principi che prevedevano l'abolizione di tutta una serie di imposte e la fiscalità era concentrata nelle imposte dirette, nell'IVA, nell'imposta di registro e così via. Dal 1971 ad oggi sono sorte tutta una, una serie di altre imposte, fra cui l'IDAP. Che ovviamente significa l'abbandono di un modello di semplificazione immaginato dal legislatore delegante del 1971, per cui eh, tornare indietro certamente non è facile. Senta lei è... chiaro insomma... Tutta questa questione che è dal Limo alla TASA, insomma, avete fatto ordine anche voi? Perché c'è stato un momento in cui regnava grande confusione. Ma c'è ancora, ah, eh, ancora. ancora una notevole. E se c'è eh, per voi, eh, pensi per noi, insomma, eh, esseri umani e normali. Eh, eh, oggi, oggi, ad esempio, faccio un'altra considerazione: sì. il, modello di dei sì. il modello di dichiarazione dei redditi segue una logica di elaborazione computerizzata. Il che significa che, più questo modello è finalizzato all'inserimento dei dati nei sistemi informatici, e meno il singolo contribuente è nelle condizioni di poter compilare la dichiarazione per di reddito. Perché sì. il linguaggio, lo schema, è uno schema da, da computer. La scadenza per il saldo della, della tasa di Pardellino c'è già stata, il 16 è già, stato, e, insomma, e già, 16, già, già passato. Il 16 il sì, 16, e... via uno di vivo per i terreni eh. eh, ecoagricoli. Ma c'è stato qualcuno che l'ha chiamata per dire dottore insomma, cosa dobbiamo fare? Che cosa devo fare? Sì, eh, ecco, vedi, eh, rispetto agli anni 80, eh. perlomeno in base all'amico esperienza che posso fare nell'ambito della mia per clientela, oggi vi è una sorta di rassegnazione di un male per necessario. Nell'ambito dello studio vi sono per clienti che li assistiamo da una quarantina d'anni, dal 1972 73 quindi sono passati per 42 anni, i quali si affidano in una sorta di rassegnazione senza speranza per cui il dialogo, l'approfondimento sulle criticità, se negli anni 80 si verificavano con una certa frequenza. Adesso, in effetti, mi pare che eh, non ha più eh, l'interesse del passato. Senta, è cambiata la professione del dottore commercialista negli anni, insomma, qual è il ruolo oggi che svolge? È un consulente a tutto tondo, a 360 gradi? Eh, nel, 1971, nel 1971, quindi la riforma tributaria del 1971, i dottori commercialisti hanno svolto un ruolo di istituire gli ordinamenti contabili, di assistere sul piano contabile. Successivamente hanno svolto un ruolo anche di formazione all'interno delle aziende sul piano tributario, sul piano per societario. Allo Stato, allo Stato io ritengo che il processo di formazione, di acculturamento in ordine agli ordinamenti contabili, all'informativo fiscale, si possa dire per definito, allo Stato è necessario impegnarsi nella cultura finanziaria. Senta, la dichiarazione dei redditi la, se la fa lei o la fa fare qualcuno? Lo no, so? io non posso fare la mia dichiarazione. Ah, non la può fare. Non la posso fare perché la dichiarazione per dei redditi, sì. siccome presuppone un tecnicismo e una manualità notevole. Eh. Una persona, anche qualche dottore commercialista, non può fare una dichiarazione di redditi. Eh. o ne fa 100 sì. acquisendo quella capacità, sì. oppure non è nella condizione, perché se io dovessi fare la mia dichiarazione di redditi perderei tanto tempo per acquisire quella manualità, anche perché tenga conto che ogni anno il modello di dichiarazione cambia. Per cui è una tecnica che anno dopo anno trova delle modificazioni. C'è anche una formazione costante. Beh, io c'è una conoscenza costante, la, la mia dichiarazione dei redditi viene fatta nell'ambito dello studio. E io ho eh, una decina di anni che non faccio più una dichiarazione dei redditi perché mi occupo di altro. Se tra le due figli, Salvo e Marilisa, salvo che è impegnata in politica, Marilisa invece l'ha seguita nello studio. Sì, eh, è una dottoressa commercialista anche lei è dottorata in diritto per tributario e presidia per lo studio, anche perché l'attività professionale del dottore commercialista è un'attività in cui l'impegno è costante e nel periodo di crisi come l'attuale, a differenza di altre attività professionali, la mole del lavoro aumenta in modo significativo. Vi è forse una difficoltà in più nell'ingassare per gli onorari. Quindi mentre che altri professionisti in questo periodo lavorano meno e incassano meno, i dottori commercialisti in questo periodo lavoriamo molto di più e abbiamo difficoltà nell'incasso. Il suo impegno sociopolitico si traduce in che modo? Ma, eh, io eh, ho maturato delle eh, esperienze anche di governance, di associazione. Nella fattispecie stato eh, line, del Lions, sono stato ecco, governatore dell'INSO della Sicilia nell'anno 2011-2012 e nella mia visione dell'associazionismo di servizio eh, è quello che deve svolgere un ruolo politico-sociale eh, tentando di cogliere tutte le opportunità offerte dall'Istituto della Sussidiarietà introdotto dalla legge 3 del 2001 all'atto della riforma del titolo quinto della Costituzione. E anche vero però che vorremmo capire se attualmente esistono le condizioni, la volontà politica per dare spazio alla società civile nella sussidiarietà. Anche perché può anche darsi, può anche darsi che la riforma costituzionale del 2001 con la modifica dell'articolo quinto sia stata più una riforma eh, partitica politica più che una riforma politica costituzionale. In quanto può anche darsi, io non lo posso escludere, che le mire secessionistiche della Lega di allora abbiano trovato. Una sorta di sistematizzazione con la riforma dell'articolo 15, il quinto della Costituzione, e allo Stato forse una volontà per l'attuazione ritengo che non ci sia. Senta, si dice ancora oggi, oddio il commercialista, insomma, le capita qualche cliente che non le risponde, prima che mi chieda dei soldi per le tasse? E questo, questo mi capitava negli anni Ottanta. Ah, succedeva? Negli anni Ottanta, ricordo un caso. Eh, significativo negli anni '80 i medici pagavano l'IVA. Eh. Le prestazioni dei medici erano soggettate all'IVA, le prestazioni sanitarie. Io allora ricordo un medico molto importante di Catania con il quale c'era anche un rapporto professionale. Io gli, otto, eh, gli telefonai e questo, questo signore molto formale, molto cortese anziché salutarmi, mi disse eh, quando è necessario che io le versi. Perché già per ecco, la mia per telefonata dava come fatto per scontato che fosse finalizzata a allora, ricordare la enese sì. ecco, per scadenza. Oggi non succede più, succede di lato? E, dottore Prezzetelli, oggi c'è una rassegnazione ah. C'è una assegnazione. I contribuenti si sono imbadoniti anche dei meccanismi per la dilazione delle imposte, il ravvedimento eh, eh, operoso, la rateizzazione, quindi sono a conoscenza di questi eh, meccanismi con un atteggiamento tutto sommato passivo eh, versano le imposte, se non hanno disponibilità eh, liquide sono loro stesse che suggeriscono i meccanismi di tipo, rateizzazione, ma voglio dire eh, l'attenzione degli anni Ottanta, nella mia valutazione oggi, è scemata appunto per quella d'assegnazione cui facevo cenno. Lei ha dichiarato, ha letto qualcosa da qualche parte: lavora 16 ore al giorno? Sì, sì. È... Dieci mesi l'anno, dieci eh. mesi l'anno. Due mesi non lavoro quando non lavoro. No, eh, nel mese di agosto eh, si ferma. Eh, due o tre settimane mi fermo, eh. nel mese di settembre mantengo il ritmo meno... Me lo, eh, meno, meno Io vado allo studio eh. alle sette, ogni mattina... Alle sette si alza alle cinque e mezzo del mattino, ogni giorno. Mi alzo ogni mattina alle cinque e mezzo. Eh. Preparo e, la colazione per il resto no, della famiglia. No. no, non faccio colazione. Ah, non, e, non fa colazione. E, <ride> e, e, e mi alzo alle cinque e mezzo per due motivi. Eh. Primo perché siccome continuo a lavorare nell'ambito dello studio, sì. dalle 7 alle 9 riesco a svolgere un lavoro personale e di coordinamento significativo. Secondo perché noi anziani sì. nel tentativo di mantenere l'efficienza eh. dobbiamo essere sul pezzo. Ho capito. Tre nipoti, insomma, due Io. maschi di 4-3 anni, una femmina di 8 Beh. anni, eh, gli figlio, si dedica. Mio Dio, eh, dal momento che lavoro molto, non ho molto tempo. Eh. Ma le piacerebbe, eh, insomma, Però, ovviamente, tempo mi con piace eh, quando posso e compatibilmente con le esigenze dei bambini, eh, godo di poter stare con lei. Anche perché i bambini di oggi dimostrano di avere una maturità, una sensibilità. Che meraviglia per gli anziani. Lei ama navigare. Ma navigare Beh. spieghiamo non in rete, non su internet, no, 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 non no, so eh, se è amante delle tecnologie. Assolutamente no. Come ah. fatto per generazionale eh. Eh, o comunque non mi esprimo adeguatamente. Mamma, navigare, ma navigare in mare aperto, eh, e lo eh, fa da oltre 50 anni. Sì, sì ah. Da oltre per 50 anni ho Ma da solo assieme ad altri? No, vabbè. Eh, è bello stare in compagnia sì. con il mare. e navigare diventa importante sì. perché in definitiva il mare, insegna, il mare insegna gli atteggiamenti coerenti con la forza del mare. Per cui eh, io ritengo che chi naviga assume poi una visione della vita, una, una filosofia, un atteggiamento che può essere utilizzabile nel mondo delle professioni. Quindi tempra in qualche modo l'attività di vita. Se attenzione. il mare è calmo e si naviga con un distacco, con una non uh -huh. assoluta, se il mare è forza 4-5 uh -huh. bisogna molta attenzione. Ma le è capitato insomma, qualche volta sì. di trovarsi in un mare burrascoso? Sì, eh, mi è, mi è, è capitato nel canale d'Otodon e eh, ad esempio, oltre che pioveva, l'ambe, tuore. Io penso che il mare fosse 5-6 non, eh. non riuscivo più a governare per la era da solo assieme ad altri. Assieme a, eh, ecco, altre persone chi naviga solitamente riesce a mantenere molta freddezza eh. e come ultimo tentativo Misi, eh, attivai il pilota automatico eh. e questo è riuscito a governare per la barca se, se non avesse avuto eh, lucidità e come lucida può anche darsi che l'epilogo non sarebbe stato positivo. Senta, siamo a fine anno, che scadenze ci sono a fine anno? Tante? Eh? Ma il 16 c'è stata l'ultima scadenza sì. e da qui alla fine dell'anno le casse previdenze e così via. Fine anno serve per iniziare a programmare il 2015 e creare le risorse necessarie per il pagamento delle imposte del 2014. Oh, L'ha detto già sui clienti? No, no, eh, questo lo dico a me. Ah, lo dice a se <ride> Questa è una programmazione eh, individuale, anche perché sa eh, gli studi eh, organizzati ovviamente danno tutta una serie di opportunità, però è anche vero, che bisogna eh, mettere da parte molte risorse per perché lo studio è organizzato a dei costi significativi. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, appuntamento alla prossima volta.